carissimi amici di Iceberg News, un terapeutico Aleger da Paolo Travagnin. Naturalmente per vederci, ascoltarci, scaricarci, io vi rimando sempre al nostro sito www.icebergnews.it, il sito giusto, il punto giusto dove vedere la nostra enorme visibilità audio e video. Fabrizio Brugnoni vi attende nella sua showroom di via Nettunense 23-25. Troverete strumenti musicali, editoria, accessori e tanti pianoforti. Accordature e restauri, ma anche vendita. Da Brugnoni Pianoforti, 06-9354-7715. Per maggiori informazioni, www.brugnonipianoforti.com. Brugnoni è anche scuola di musica, omaggi e trattamenti particolari per i telespettatori di Iceberg News. La Sama Video è sport. Natura. Cultura. Eventi. E tutto ciò che ti circonda. Stai cercando una scuola di musica che soddisfi le tue esigenze? International Music Institute. Corsi per tutti gli strumenti, laboratori di musica moderna, coro e orchestra per ogni età e livello. Percorsi didattici e piani di studio fatti su misura che potrai scegliere insieme a noi con l'aiuto di docenti qualificati. Telefona allo 06 88 457 88 o visita il nostro sito www.imionline.it per scoprire tutte le nostre sedi a Roma. International Music Institute. La musica che ti gira intorno. Ed eccoci rientrati in Iceberg News, carissimi amici, e sempre in compagnia di un grandissimo personaggio. Io me lo sono goduto prima nella prima parte di Iceberg News, che è Gaston, che sta qui a fianco a me, eccolo qui inquadrato. Allora, io vorrei riprendere un po' il tuo lavoro che adesso andrai a svolgere qui proprio a Roma, in uno dei nostri ormai familiari partner, che è Percorsi di Formazione. Qui terrai un corso particolare, una docenza molto molto interessante. Perché non ce ne parli un po'? Sì, questo è il progetto del Clown Terapia, che inizia lunedì alle 18. È un progetto di formazione in clown dottore, e che non riguarda solamente per lavorare con i bambini nei reparti d'ospedali, sino anche per lavorare con terza età, per lavorare con giovani a disagio, in residenze per anziani, anche in carcere. Diciamo, la possibilità che il clown dottore possa interagire in diversi spazi. Perciò usare questo tipo di forma teatrale, di forma emozionale con gli allievi per poterli rendere in grado di alleviare un po', no? le sofferenze non solo dei bambini, ma proprio di tutta la comunità. Sì. Riguarda una formazione dal punto di vista artistica, che è formazione di clown specificamente, formazione pedagogica, psicologica e anche in tecnica di animazione. Infatti stiamo vedendo proprio in sovraimpressione proprio questo. Questo è il tecnico di ludoteca, l'operatore di infanzia e il clown dottore. E poi leggiamo proprio, se si riesce, è un corso di 200 ore. 200 ore, sì. 200 sì. ore con un regolare attestato, penso. Sì, 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 sì. Finale. Sì, sì. Oh, questo si tiene nella sede di questo istituto. Sì. Percorsi sarebbe. Percorsi in via Luigi Tosti, 35. A Roma, sì. Che è vicino a Furio Camillo. Furio Camillo, ecco, perfetto. Sì, sì. Perfetto. Io volevo una piccola curiosità, che perché leggendo il tuo immenso curriculum sono stato impressionato, perché tu hai avuto una formazione accademica alla scuola di arte drammatica. E poi invece fai sorridere, usi questa tua formazione per... Come mai? Ma guarda, dipende la natura di ogni persona, no? Perché l'Accademia ti forma in tutto, dopo ognuno sceglie il suo cammino.
Però in quanto riguarda il dramma, ti posso dire che la radice del clown è proprio la tragedia, nel senso che se tu ricordi a Charlotte, no? Esatto. Lui si metteva a fare delle cose che non sapeva fare, e per quello il come risolveva le cose ci faceva ridere, però noi sapevamo sempre che lui non le sapeva fare. Questo è l'origine del clown, è basato su una... Bellissima. E con questa frase, che poi riprenderemo in un'altra sede, che poi vedremo, io do la parola a Marino lì nella nostra scenografia per i saluti finali. Marino? Esatto, sì. Questi clown che ci fanno sognare e che ci regalano dei momenti di gioia, e quindi un grandissimo grazie a Gaston Troiano, che in qualche modo regala quest'arte in giro per il mondo, e oggi è venuta a raccontarci da Iceberg News. Noi abbiamo una tradizione, che è quella di salutare tutti insieme col nostro grido di battaglia, che è Allegher. Allegher. Perciò Allegher. Ciao.